Cosa ti ha colpito in particolare, cosa ti ha spinto anche a prendere e partire per questi territori? Beh, sicuramente il filmato dell'attentato del 20 luglio al Centro Culturale Amara su Ruč mi ha profondamente segnato e mi ha profondamente toccato. E l'interesse per la causa curda comunque nasce prima e negli ultimi mesi ho seguito gli sviluppi che ci sono stati nella regione. In particolar modo dal gennaio 2014 i tre cantoni del Rojava hanno dichiarato l'autogoverno sottoscrivendo la carta del contratto sociale e da lì in avanti si è iniziato un percorso per riuscire a costruire una società basata sulla dignità delle persone, sulla uguaglianza delle stesse nei diversi strati della società, sull'ecologia, sulla parità dei sessi. E questo percorso è stato interrotto il 15 settembre del 2014 con l'attacco dell'ISIS alla città di Kobane, città che contava 100.000 abitanti e al momento ne conta solamente 6.000, di cui 1.000 bambini. Città che è stata nel corso dei 134 giorni di assedio quasi completamente distrutta, più del 90% degli edifici sono crollati, tra cui ci sono tutte le scuole, gli ospedali e tutte le infrastrutture necessarie allo svolgimento della vita quotidiana. E in tutto questo i curdi sono riusciti, dopo appunto 134 giorni, a respingere l'assedio e a liberare la città, nonostante gli ostacoli imposti dall'esercito e dalla polizia turca, che ha impedito il passaggio attraverso il confine turco-siriano degli aiuti necessari per riprendere il normale svolgimento della vita all'interno della città di Kobane. E sicuramente siamo di fronte a una realtà che ha lottato e che sta continuando a lottare per la libertà e per la dignità delle persone e che si trova in questo momento assediata su due fronti: a sud dalla Siria la pressione dell'ISIS e a nord, dopo appunto l'attentato del 20 luglio, gli attacchi diretti da parte della Turchia. Ecco, con questa carovana cosa cercherete di fare? Dunque, la carovana ha l'obiettivo principale di riuscire ad arrivare a Kobane il 15 di settembre con un convoglio umanitario di medicinali da portare in sostegno ai 15 medici e 30 infermieri che in questo momento in un ospedale da campo forniscono l'assistenza sanitaria necessaria alla città. Ovviamente si trovano in grossissima difficoltà per il fatto che non riescono ad avere approvvigionamenti e rifornimenti dalla città più vicina, che è Suruç, che si trova in territorio turco, e quindi noi chiediamo al governo turco di aprire il confine e permettere il passaggio del convoglio umanitario per permettere di portare lì fisicamente gli aiuti necessari. Chi sono i promotori di questa carovana? Allora, la carovana è stata lanciata dalla comunità curda internazionale, in Italia è rappresentata da Rete Kurdistan Italia Wiki Onlus e era stata lanciata già prima dell'attentato del 20 luglio e è stata rilanciata in seguito all'attentato e in seguito agli sviluppi successivi alla stessa. Ecco, con che spirito parti? Ecco, non si può forse risolvere in pochi giorni una situazione storicamente difficile, però ecco, che messaggio volete dare? Ma sicuramente è una situazione che va avanti da tantissimi anni e gli sviluppi degli ultimi anni facevano ben sperare per una soluzione diplomatica. La tregua dichiarata durante il Nowruz del 2013 è stata rispettata fino appunto all'attentato del 20 di luglio e si sperava di riuscire a trovare attraverso la forma del federalismo una soluzione pacifica e diplomatica alla questione curda. Soluzione che in questo momento sembra sempre più lontana anche in virtù degli ultimi aggiornamenti che riportano attacchi da parte delle forze nazionaliste turche contro la comunità curda in tutto il territorio turco. Speriamo di riuscire a svegliare l'opinione pubblica e l'interesse da parte dei governi affinché si riesca a dire chiaramente, a condannare formalmente l'operato dell'HPP e del governo di Erdogan, che in questo momento, ignorando il risultato elettorale, continua a governare come se avesse la maggioranza assoluta, maggioranza che ha perso durante le elezioni del 7 giugno. Chiediamo quindi alla comunità internazionale, ai governi, all'opinione pubblica di mobilitarsi, di far sentire la propria voce, di condannare fermamente l'operato della Turchia nei confronti della comunità curda internazionale.